una buona giornata, cari telespettatori, e benvenuti nel darvi il buongiorno, nell'immaginarvi anche voi davanti a un buon caffè. Oggi di alimenti parliamo, rimaniamo in tema con il caffè, lo facciamo con Maria Elena De Bonis. Buongiorno Maria Elena e benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, Maria Elena, tu ti occupi per Camera di Commercio, no? Adesso mi lancio una sfida al mattino presto, cioè è responsabile del settore regolamentazioni del mercato della Camera di Commercio di Torino. E in realtà noi ti abbiamo invitato a prendere un caffè insieme con noi per parlare di una iniziativa curiosa che andiamo subito a spiegare. Prima però ci piacerebbe sapere che cos'è questo settore regolazione del mercato della Camera di Commercio di Torino, anche per conoscere quello che è il lavoro che le istituzioni fanno. Allora, è un settore che si occupa di tanti argomenti, ci occupiamo parlando sempre di alimenti. Ad esempio, da noi vengono fatti gli esami per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, quindi chi deve aprire un'attività di ristorazione, somministrazione o commercio al dettaglio svolge fisicamente da noi l'esame. Dico fisicamente adesso perché fino a qualche tempo fa li facevamo online. Esatto. Ci occupiamo anche del settore della mediazione immobiliare, quindi anche in quel caso gli esami per i mediatori immobiliari che attualmente sono in corso. Ci occupiamo delle attività di verbalizzazione, concorsi a premi, della informazione ambientale, quindi organizziamo momenti di formazione e tutta una serie di iniziative informative anche in collaborazione con altri enti e istituzioni locali e nazionali, proprio per aiutare le imprese nel dare corretto e, come dire, concreto adempimento alle normative e agli obblighi ambientali. Devo dire che è sempre un'attività molto gettonata e molto apprezzata, perché proprio accompagniamo per mano gli imprenditori che si trovano, diciamo, ad avere a che fare con l'osservanza della normativa in materia ambientale. E ultimamente stiamo anche lavorando molto sui temi dell'economia circolare e della transizione ecologica, con varie iniziative e progetti sia a livello piemontese che nazionale. Poi ci occupiamo anche delle attività connesse alla rilevazione dei prezzi, quindi listino quindicinale, prezzi all'ingrosso e anche il prezzario delle opere edili, che negli ultimi due anni, come dire, sono diventati un'attività particolarmente impegnativa visto quello che accade sui mercati nazionali ed internazionali. La regolazione del mercato, diciamo il nocciolo di partenza, sono sempre state le attività di informazione e di formazione per consumatori ed imprese su temi che riguardano il diritto dei consumatori e la sicurezza alimentare. E sulle tematiche della sicurezza alimentare ovviamente viaggiamo a braccetto con i nostri colleghi del Laboratorio Chimico, che è un'azienda speciale della Camera di Commercio di Torino, che con noi svolgono tutte le attività proprio dedicate ai temi della sicurezza e dell'educazione alimentare. Questo perché? Per favorire lo sviluppo di rapporti e relazioni contrattuali che siano improntati alla correttezza, alla buona fede, e anche per diffondere una corretta informazione su quelli che possono essere i temi di maggiore interesse. Quindi è un settore che davvero svaria su molti, molti campi e argomenti. Sì. Però la curiosità, quello che ci ha attratto, no, con la redazione, ci sento, ma guarda che iniziativa curiosa, parte, siete stati promotori, realizzatori di una web series. Ci vediamo in mensa. E allora, come nasce questa idea? A chi è rivolta questa web series? Allora, l'idea nasce, indietro negli anni, i propri colleghi del laboratorio chimico insieme a noi hanno realizzato una serie di iniziative con alcuni comuni della provincia di Torino
che hanno come obiettivo quello di diffondere anche nelle scuole, soprattutto nelle scuole primarie e anche asili, insomma primarie di secondo grado, quindi le vecchie scuole elementari e medie, diffondere proprio una corretta educazione alimentare. Ci sono stati dei percorsi formativi rivolti agli insegnanti, vengono fatti degli incontri con le commissioni mensa, ma diciamo si cercava uno strumento che bucasse il video. I ragazzi, anche i bambini ormai sono abituati ad andare su internet, a cercare le informazioni su internet, sanno che lì si trovano tutte le risposte a molte delle loro curiosità, e quindi abbiamo proprio iniziato a ragionare su che cosa potesse essere uno strumento attraente per i ragazzi, soprattutto per i bambini della fascia della scuola primaria. Quindi dei video che si possono vedere in classe con i bambini e le maestre, a casa con i genitori, sono più pensati per i bimbi o per i genitori? Sono pensati per tutti e due, perché tutti quanti, coloro che hanno dei bambini, che siano figli, nipoti o vicini di casa, sanno che quando un bambino impara qualche cosa a scuola, poi arriva a casa, porta il messaggio, soprattutto martella e fa passare in maniera molto più efficace di qualunque altro strumento quel messaggio. Per cui quando fanno i corsi di educazione stradale, poi per strada correggono i genitori che magari non si fermano subito quando sta per scattare il rosso, oppure spiegano che cosa vogliono dire i vari cartelli stradali. In questo caso i bambini sono i primi destinatari di questi video insieme agli insegnanti, ma l'obiettivo è anche quello di far sì che portino a casa alcuni semplici principi su come costruire un menù, su come devono essere abbinati i piatti, su che cosa fa bene alla salute mangiare e che cosa si può mangiare senza esagerare. E quindi chi ha contribuito a realizzare questi video e poi soprattutto quali sono le tematiche che trattano? La prima serie sono 5 video, 3 sono già usciti e sono disponibili sia sul canale YouTube, ci si può raggiungere anche tramite il sito di Camera di Commercio di Torino, alla pagina Ci vediamo in mensa, però quali sono le grandi aree che vanno a trattare e chi è che ha contribuito, che vi ha aiutato nella realizzazione di tutti questi, anche per mettere insieme dei contenuti che, come si dice, bucassero l'attenzione di bambini e genitori? Allora, proprio perché l'obiettivo era quello di bucare l'attenzione, abbiamo, come dire, ci siamo affidati dei professionisti, e quindi i video sono stati realizzati in collaborazione con Master Black, che ha curato la produzione dei video e quindi proprio ha filmato le varie scene, le hanno montate e si sono occupati, diciamo, di questi aspetti tecnici insieme ai nostri colleghi delle relazioni esterne, che devo dire sono stati molto bravi nello svolgere insieme a loro l'attività di backstage. E poi è stato un lavoro a tante mani. I testi sono stati scritti da noi con i colleghi delle relazioni esterne e con le colleghe del laboratorio chimico, che quindi ci hanno limato diciamo il brogliaccio, dando delle indicazioni molto precise, anche se in linguaggio molto semplice, su quelli che sono gli aspetti principali dell'educazione alimentare. E poi come dire, l'interpretazione l'abbiamo lasciata a Francesca Melis e Gioacchino Inzirillo, che sono due professionisti, sono due bravissimi attori e anche due professionisti di YouTube, che quindi spesso postano video e come dire, hanno dato voce e hanno reso davvero molto attraenti dei temi che diversamente, non lo nascondiamo, avrebbero rischiato di diventare un pochino noiosi. Ecco, un po' la lezioncina, rischiava di suonare un po' come la lezioncina che si fa in cito classe. Cito solo i primi tre, perché insomma si parte caldi. Questa roba non mi piace, quindi c'è subito i bambini che si rifiutano di mangiare le verdure che non siano le patatine. Cioè, gli abbinamenti vincenti,
qua insomma iniziamo a creare dei piccoli master chef o almeno a prendersi cura della propria alimentazione, no? Poi un mondo di colori, e poi gli ultimi due non li conosco ancora perché non sono ancora usciti. Gli ultimi due no, non sono ancora usciti, quindi lasciamo la sorpresa. E poi alla fine dei video c'è una challenge per i bimbi, quindi una piccola sfida, un piccolo gioco proprio per stimolare i bimbi a mettere in pratica, diciamo, quello che hanno imparato guardando il video. Devo dire che sono molto carini, divertenti, anche le musiche sono coinvolgenti, per cui insomma abbiamo cercato di metterci nei panni dei bimbi e dei ragazzi, e quindi provare a capire che cosa sarebbe potuto piacere a loro. Sono appunto... Una curiosità, poi se ci dai licenza io manderei la prima puntata in onda, così almeno qualcuno la può già sì, anche gustare e vedere. Una curiosità, come hanno reagito quelli che stanno dall'altra parte? Cioè, perché dietro le mense scolastiche ci vi è comunque un mondo produttivo che coinvolge tante persone, e un'iniziativa del genere credo che si affianchi anche al lavoro che poi chi si trova nella linea di distribuzione o di produzione compie tutti i giorni. Avete avuto dei feedback già sia dai bambini, dai genitori, piuttosto che da chi somministra e produce il cibo? Allora, dai bambini e genitori no, perché comunque poi saranno concordate, organizzate, diciamo, delle azioni di distribuzione di questo video mirate, proprio costruite con le scuole, per cui questa sarà la seconda fase. Per adesso c'è stato, diciamo, il lancio è stato fatto tra l'altro al Salone del Gusto, quindi è stato fatto vedere il primo video, ed è stato un lancio su internet per il momento e tramite media. Abbiamo avuto dei ritorni dagli uffici di ristorazione scolastica che sono stati positivamente colpiti, diciamo, da questi video e appunto hanno iniziato a contattarci proprio per organizzare le attività nelle scuole. Hanno apprezzato, diciamo, il fatto che si sia tradotto in maniera molto semplice e anche coinvolgente dei concetti che appunto per gli addetti ai lavori sono pane quotidiano, ma che alle volte si fa fatica a far passare. Marilena, noi non possiamo che ringraziarti, ricordiamo che questa iniziativa è reperibile sia sul canale YouTube che sul sito web di Camera di Commercio di Torino, e allora insieme con te presenterei subito, nell'augurarci questa buona giornata, Questa roba non mi piace, il primo episodio di Ci vediamo in mensa. Grazie di cuore, una buona giornata a te e una buona giornata. Grazie a voi. Grazie a voi e buon proseguimento. No, ma Francesca, come stai? Ti ricordi? Gioacchino, senta parente, è un sacco di tempo sì, che non ci vediamo, quindi sei tu il nuovo autista, ma dai! Già, da compagni di scuola a colleghi di lavoro è un attimo, paf, come se questi 10 anni non fossero mai passati. Senti, ma tu come stai invece? Che cosa stai facendo? Ah, sto preparando un delizioso minestrone di verdure per il pranzo di oggi nelle scuole. Ci ho messo carote, sedano, zucchine, zucca, porri, coste... Ma dai, ti ricordi che alle medie, no ma che dico, già dalle elementari a me le verdure facevano schifo e continuano a farmi schifo. Gioacchino, ma cosa dici? Guarda che le verdure sono buonissime e poi sono ricche di vitamine, di sali minerali, di fibre, di acqua. Ma dimmi una cosa, adesso che sei grande qualche verdura la mangi, giusto? Oppure niente niente, come quando eri piccolo? Beh, vediamo, mangio le patatine fritte, no, le mangio anche al forno e le mangio bollite in insalata, Gioacchino, le patate non sono verdura, quelle le devi mettere nello stesso gruppo dei carboidrati, con i cereali, il pane, la pasta, e poi ok, fritte sono buonissime, ma magari una volta ogni tanto, Certo, te pareva la lezioncina, mannaggia a te quando sei diventata cuoca. Però guarda, adesso ti stupisco. Mangio i piselli e ne mangio in quantità industriali. No, Gioacchino, i piselli
neanche sono verdura. Sono verdi? Certo che sono verdura. Ma sinceramente io non lo so, non hai imparato proprio nulla a scuola. I piselli sono legumi e i legumi sono ricchi di proteine e quindi li potresti mangiare al posto della carne, del pesce, delle uova, dei formaggi. E poi, se possibile, andrebbero accompagnati con una verdura vera. D'accordo, va bene, ne faccio una giusta, d'accordo, capito. Giochino, ascoltami, ascoltami. Guarda che io lo dico per te, le verdure ti servono. Non dico che devi mangiare solo quelle, assolutamente no. Ma a pranzo e a cena le devi sempre infilare in un angolo del piatto. E pranzo e cena devi sempre infilare in un angolo del piatto? Che noia, Francesca. Cosa che noia? Guarda che le puoi usare in un sacco di preparazioni. Pensa ai piatti unici, i peperoni ripieni, il couscous con pollo e verdure, le melanzane con la ricotta. Comunque facciamo così, guarda, ti mando qualche consiglio, lo faccio per il tuo bene. Allora, prima di tutto, almeno 3 o 4 porzioni al giorno di verdura, quella che vuoi. Beh, scusa, da quando conosci il mio account? Secondo, verdure di stagione, sempre. Poi, se non le trovi, vanno bene anche quelle surgelate, però vacci a fare la spesa ogni tanto, santa polenta. No, ma dai! Terzo, la modalità di cottura. Sì, in effetti le verdure bollite sono un po' tristi, però quelle fritte, l'abbiamo detto prima, sono buone, ma una volta ogni tanto, potresti farle al vapore o al microonde. Se magari le lasci un po' crude, ci metti sopra un po' di olio e un po' di sale, verranno buonissime. Francesca, io non so cucinare. Me lo prometti? Ma cosa ti devo promettere? Mi prometti che la prossima volta che ci vedremo avrai mangiato un po' più di verdura. La prossima volta? Sì, certo. Ecco, bravo. Allora, guarda, prendi questo cesto, l'ho preparato per te. Mi raccomando, mangiatelo tutto. Ciao. No. E tu? Che verdure hai mangiato questa settimana?